Funziona. Ciao ragazzi, eccoci qua in un nuovo video sul mio canale YouTube. Oggi voglio trattare di un argomento di cui ho parlato in realtà molto poco, ovvero la meccanica quantistica, e vorrei iniziare una vera e propria serie dove partiamo dalle basi e andiamo a sfociare nelle stranezze più assurde di questa disciplina fantastica. Ma prima di farlo vi ricordo di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per ricevere gli aggiornamenti su tutti i video che pubblico qua, ma anche sugli short quotidiani che metto sulla fisica, e inoltre di seguirmi anche sul mio canale di Instagram, in cui sono molto attiva, dove posto anche dei meme divertenti e possiamo avere un confronto più diretto nelle tematiche. Quindi allora, incominciamo. Vi farò un attimo un riassunto sui temi che tratteremo oggi. Intanto partiremo dal significato di meccanica quantistica e introdurremo l'equazione di Schrödinger, il gatto di Schrödinger, il principio di indeterminazione e il principio di sovrapposizione. Parleremo di funzione d'onda e faremo un confronto con la meccanica classica di Newton e la meccanica quantistica. Dopodiché ci fermeremo qua e nel prossimo video vi accenno già che parleremo invece dell'esperimento che ha cambiato completamente la visione dei fisici, ovvero l'esperimento della doppia fenditura, che parla della natura corpuscolare e ondulatoria delle particelle. Ma torniamo all'inizio, quindi che cosa significa la parola meccanica quantistica? Allora, la meccanica studia il moto e l'equilibrio, diciamo la dinamica di un corpo, e applicato al contesto quantistico studia la dinamica e l'equilibrio del mondo subatomico, del mondo atomico, mentre la parola quantistico deriva dalla teoria dei quanti, in particolare dal quanto, cioè il valore più piccolo fisicamente possibile di una determinata grandezza variabile, come ad esempio una particella. Deriva dall'idea della quantizzazione di Planck di un corpo nero, argomento che oggi non affronteremo, mi serve solo per farvi capire meglio che cosa voglia dire quantizzazione. Planck infatti si accorse che l'energia di un dato sistema, in questo caso del corpo nero, può assumere solo determinati valori che sono multipli interi di una certa quantità piccola ma finita, che è appunto un quanto, ed è matematicamente il rapporto tra la frequenza e una costante del tutto nuova che ritroveremo in tantissimi altri argomenti, ovvero la costante di Planck. Questa costante definisce la scala alla quale la fisica classica del nostro mondo macroscopico lascia il posto alle incredibili stranezze del mondo invece microscopico, del mondo quantistico. In un certo senso è come se Planck avesse capito che l'energia ha intrinsecamente una struttura granulare. Poi, caso strano, arrivò Einstein, che si accorse che in realtà era la radiazione elettromagnetica a essere quantizzata e si comportava come un certo insieme di enti discreti chiamati quanti di luce o più tardi fotoni, e ciascuno di questi quanti della radiazione elettromagnetica trasporta una certa energia che è appunto data dal rapporto della frequenza con la costante di Planck. Quindi abbiamo capito che la meccanica quantistica deriva, diciamo, dallo studio della dinamica di questi quanti. Ma dopo aver capito chi sono i protagonisti della teoria dei quanti, chiediamoci che cos'è effettivamente la teoria dei quanti. La teoria dei quanti è una teoria che obbedisce al principio di indeterminazione di Heisenberg. Tutti avrete visto questa formula, ma per capirla meglio immaginiamo di voler conoscere quale sia la posizione esatta di un oggetto. Apparentemente tu puoi dire: ok, si trova in questa posizione, x uguale a 1, y uguale a 3, ma se noi zoomiamo sempre di più e supponendo che lo spazio sia infinitamente divisibile, man mano che ci addentriamo sempre di più in profondità per determinare quale sia la vera posizione di questo oggetto, subentrerà a un certo punto un'incertezza quantistica sulla posizione, ed è proprio quello che ci dice il principio di indeterminazione di Heisenberg. Esso infatti definisce la minima distanza alla quale la posizione di un oggetto può essere definita in modo significativo, e la costante di Planck stabilisce proprio la scala di questa sfumatura quantistica. E questa costante di Planck, come dicevo prima, determina proprio la distinzione tra sistemi quantistici e sistemi non quantistici. Questo mondo, il mondo subatomico, è estremamente, estremamente strano. Dovete sapere che a ogni oggetto descritto dalla meccanica quantistica è associato un oggetto matematico che si chiama funzione d'onda. Questo perché lo stato di una particella atomica o subatomica non è più descritta da una traiettoria precisa nello spazio e nel tempo, ma è appunto descritta da questa funzione d'onda che fornisce la probabilità di trovarla in un dato punto dello spazio e del tempo. Questo è legato al principio di indeterminazione di Heisenberg che abbiamo discusso prima.
Ma ciò che è davvero importante della funzione d'onda è il suo modulo quadro, che ci fornisce la probabilità di una determinata misurazione. Ad esempio, possiamo ottenere la probabilità che una particella abbia una determinata posizione o una determinata quantità di moto. E qui entra in gioco la famosa equazione di Schrödinger. La dinamica di questa funzione d'onda, vi ricordo che meccanica quantistica vuol dire proprio lo studio di sistemi dinamici, in questo caso sistemi subatomici, quindi l'equazione di Schrödinger studia proprio la dinamica di questa funzione d'onda che descrive oggetti quantistici, nella quale compaiono le forze a cui il sistema è soggetto, che però in meccanica quantistica non si chiamano forze ma interazioni, e sono le interazioni a cui sono sottoposte le particelle. Le quantità invece che si possono misurare, come la posizione, la quantità di moto, in meccanica quantistica vengono chiamate osservabili, a cui matematicamente è associato un operatore. Classica per fare... Facendo un confronto con la meccanica classica, per farvi capire meglio, potremmo dire che la dinamica di un sistema classico è descritta dalla famosa equazione di Newton F uguale m per a, mentre qua nel mondo subatomico essa è sostituita, diciamo, dall'equazione di Schrödinger, che governa la dinamica del sistema subatomico. E come già accennato prima, la traiettoria precisa nello spazio e nel tempo che possiamo ottenere nella meccanica classica viene qua invece sostituita dalla funzione d'onda, a cui è associata una probabilità e un'incertezza che è ineliminabile. Un'altra differenza è che quando misuriamo qualcosa nel mondo classico, il risultato di questa misurazione costituisce un insieme continuo, mentre il risultato per la meccanica quantistica può costituire anche un insieme discreto, come abbiamo parlato prima, i valori dell'energia. Ma è estremamente importante ricordare che, ingrandendo le dimensioni del nostro sistema, le predizioni della meccanica quantistica devono tendere alle predizioni della meccanica classica, e questo è il principio di corrispondenza. Tornando all'equazione di Schrödinger, le soluzioni di questa equazione ci dicono quali sono le possibili cose che un sistema può fare, ed ha una proprietà estremamente importante. Immaginiamo che questa equazione abbia una soluzione ψ1 e una soluzione ψ2. La meccanica quantistica ci dice che anche la somma di queste due soluzioni rimane ancora soluzione dell'equazione di Schrödinger. Questo è il principio di sovrapposizione, e proprio qui Schrödinger propose l'esperimento mentale del gatto, che può essere vivo, morto o può trovarsi in questo stato di sovrapposizione dove è sia vivo sia morto contemporaneamente. Oppure potrebbe essere né vivo né morto finché non compi la misura e fai collassare la funzione d'onda in uno dei due stati. In realtà questo esempio voleva dimostrare un'altra cosa, ovvero che attraverso questo esperimento mentale la natura quantistica del mondo microscopico avrebbe influenzato anche il mondo macroscopico. E questo non era possibile, perché nel mondo macroscopico non valgono le leggi quantistiche. Ma secondo me l'esperimento del gatto di Schrödinger vale un video a parte dove lo approfondiremo meglio. Ho accennato a questo esperimento solo per farvi capire intuitivamente che cosa sia il principio di sovrapposizione. Per oggi direi che è tutto, fatemi sapere se aveste piacere che io approfondissi più nel dettaglio ognuno di questi temi che ho trattato, quindi dal principio di indeterminazione, dalla funzione d'onda, l'equazione di Schrödinger, l'esperimento del gatto di Schrödinger, che sicuramente questo è una cosa che ho già in programma di fare, e avremo modo di rivedere tutti questi concetti di cui ho parlato, quindi di familiarizzare sempre di più e di interiorizzarli sempre meglio. Spero di riuscire a farlo uscire il più in fretta possibile, perché vorrei appunto dare proprio una continuazione frequente a questi episodi, magari non facendo neanche video troppo lunghi per evitare che risultino troppo pesanti. Per oggi direi che mi fermo qua, vi auguro a tutti una buona giornata, una buona serata, una buona nottata in base a quello che fate, e ci vediamo prestissimo. Vi ricordo di seguirmi qua e anche su Instagram. Un bacione, ciao ragazzi.